Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 31 luglio. Quali sono le notizie fondamentali sui giornali? Vediamo se lo so. Bene, spero che il microfono funzioni a sufficienza. Bene, Repubblica è quello che forse titola diversamente da tutti quanti gli altri: Salvini punta al sud. La tesi di Repubblica è che questo tour che farà Salvini in molte zone del sud siano una specie di prequel, come dice Carmelo Lo Papa oggi su Repubblica, per una campagna elettorale alla quale si presenterà presto la Lega di Salvini. Quindi dando il senso e anche voce a tutti quelli che all'interno della Lega vorrebbero andare alle elezioni il prima possibile. Scacco ai 5 Stelle è il titolo e i sottotitoli di Repubblica. Insomma, si sta preparando, questo forse è il dato politico, l'interpretazione politica diversa rispetto agli altri giornali, si sta preparando alle elezioni anticipate e per farlo deve andare laddove la Lega è meno forte. La seconda questione che riguarda Salvini in realtà riguarda il figlio di Salvini, e cioè il figlio di Salvini 16 anni, sono a Milano Marittima, dove Salvini è fissato perché va sempre al Papete. Vedono due poliziotti che sono nelle moto d'acqua. Uno di questi poliziotti si presta a utilizzare la moto d'acqua della polizia per farci andare dietro a fare un giretto a Salvini. Ovviamente è una cosa che non si fa, è una cosa molto sbagliata, anche perché sono mezzi che paghiamo noi e non servono sicuramente per far giocare i figli dei ministri, e Salvini questa cosa la capisce subito e difatti si scusa. Ma riguardo a Valerio Lo Muzio, il videomaker di Repubblica che stava riprendendo tutto questa vicenda, la cosa è un po' più grave, se mi posso permettere. Non so se riguarda Salvini, se riguarda le regole di ingaggio delle scorte, ma siccome è successo tante volte anche a me quando facevo il cronista, ogni tanto le scorte dei politici esagerano un pochino, perché questo Valerio Lo Muzio, giornalista di Repubblica, voleva riprendere il figlio di Salvini che stava sulla moto d'acqua della polizia, che è una cosa che non si può fare, stare sulla moto d'acqua, non riprenderlo. E quindi chi si lamenta del fatto che questo giornalista stesse riprendendo, e cioè le scorte che gli hanno impedito di riprenderlo fino a un certo punto, perché Repubblica poi pubblica ovviamente le foto, sono due volte stupidi. Il primo perché i giornalisti riprendono quello che gli pare, a meno che non siano questioni, no, che sembrano gli Stati Uniti, di questioni di sicurezza nazionale. Secondo perché poi le foto in una spiaggia, se non le fa il giornalista, ormai le fa chiunque altro. Quindi sono dei cazzoni nel pensare che il nostro mestiere non si possa fare. Se vedi che il figlio di Salvini usa una moto d'acqua della polizia, in un paese normale c'è anche un giornalista normale che può riprenderla e indignarsi, oppure scrivere un articolo dicendo che è una baggianata. Questo avviene nei paesi normali, non che questa sia una prerogativa di Salvini o delle scorte di Salvini. Quando io mi ricordo le famose scorte del Turco, col quale io mi presi a male parole, non solo quelle. Quindi calmi ragazzi, perché i giornalisti possono riprendere, non stiamo all'interno di una zona militare. Sulla questione del carabiniere, in realtà poi il giornale forse è quello che la mette più dritta. Dice: uno degli americani ha assunto il legale del caso Cucchi. È del tutto evidente che quindi si stia in questo momento evocando un doppio partito, quello della giustizia nei rispetti ovviamente della legge contro questi assassini, uno di loro sicuramente reo confesso, e dall'altra la famosa questione della benda, che diventa una questione di salute nazionale. Alcuni di voi mi hanno scritto: ma come, sei un liberale, come puoi accettare la questione della benda? Siamo chiari, la benda non è accettabile, non si usano le bende, nonostante negli altri paesi si usino le bende, si mettano le manette, si mettano in grande evidenza. Quindi insomma, non vorrei accettare lezioncine di garantismo e di libertà e di rispetto della dignità umana da quelli che fino a ieri invece applaudivano alle intercettazioni sui giornali, alle foto con gli schiavettoni. Insomma, non c'è nessuno. Ma c'è un punto: non si possono mettere in relazione due cose. Una cosa è una procedura più o meno sbagliata, vedremo, e l'altra è l'assassinio di un carabiniere. Comunque, i giornali inzuppano sulla questione che ci sono tanti punti oscuri, poi i giornali, anche se i punti non sono del tutto oscuri, li rendono sempre più oscuri, perché ogni giorno cambiano idea su quello che è successo, ma anche forse le forze dell'ordine non lo dicono con grande chiarezza. Belpietro ad esempio dice: si continua a dire che uno dei due avrebbe potuto sparare dei carabinieri, e si dimentica che se spari in Italia sei indagato, soprattutto se sei un carabiniere, cosa assolutamente vera. Ma c'è un altro tema che ricordo il Corriere della Sera in
un fogliettone, ma perché un carabiniere in servizio non aveva l'arma di servizio con sé, posto che è obbligatorio, pare, da quello che scrive il Corriere della Sera, portarsi l'arma in servizio e mai andare disarmati? Anche su questo non è chiaro. Ma la Sarzanini e il Corriere della Sera continuano a dire i grandi dubbi che ci sono su questa vicenda, come per dire un po', adesso la dico male, ecco, la dico male, insomma ci sono stati degli errori dei carabinieri, non se la siano cercata, ma insomma ci sono stati degli errori nella gestione di questa vicenda, forse ci sono stati, ma qualunque sia stato l'errore dei carabinieri, quell'errore non ha nulla a che vedere col fatto che c'è un ragazzo di 19 anni con un coltello che si porta agli Stati Uniti di 8 centimetri, e questo con 18 centimetri, e questo coltello se lo porta in un volo come fosse questo, arriva in Italia e lo utilizza, che sia un pusher o sia un carabiniere non me ne fotte nulla, quello deve andare in galera, chiunque esso sia. E poi chi altro? Veneziani fa un po' il ragionamento che facevo io, ovviamente io lo faccio da liberale, Veneziani è un destro conservatore, ma dice la foto dell'uomo bendato non è stata addirittura, secondo lui, è fatta per sviare dalla questione vera, che sarebbe ovviamente l'omicidio. Vi dico altre due o tre cose, una riguarda, a parte i carabinieri, una questione incredibile che riguarda McDonald's, e di cui, e sapete, io sono un po' fissato sia a Burghi quando l'attaccano, perché è considerato il simbolo del capitalismo. Dibba, che ieri non si è lasciato perdere il solito commento inutile sulla vicenda, ha detto gli imperialisti americani rispetto a questi due ragazzi, i suoi simili un po' di tempo fa, i suoi vicini di casa, quelli del PD, dicono gli imperialisti americani su McDonald's, e oggi il Fatto è tutto contento perché è stata sventata la costruzione di un McDonald's alle Terme di Caracalla. Ovviamente sono tutte balle, perché era stato autorizzato addirittura dalla sovrintendenza artistica, quindi stiamo parlando di quello che rompe le scatole anche per alzare un muretto, sarebbe stato non sotto le mura, è un McDonald's a Roma che sarebbe stato in una posizione che oggi è occupata da un vivaio che io conosco benissimo perché abito da quelle parti, da sempre, e non sarebbe stato nessuno scempio, ci sarebbe stato soltanto un luogo che può piacere o non piacere, che si chiama McDonald's, ma godono perché McDonald's non ci sarà a Roma, ricordando che McDonald's sarà forse l'impero del male, ma quando c'è McDonald's c'è un pratino ordinato, c'è un po' di sicurezza, ci sono bambini che mangiano, che giocano, c'è una gestione di quello che gli sta intorno che è meglio rispetto alla merda che c'è intorno a Roma non gestita. Quindi facciamo i parchetti come quello del Colle Oppio, come quello che c'è davanti alla Celio, facciamo questi parchetti di merda con le siringhe e con, che li ho testimoniati più volte, ma non solo io, Roma fa schifo, ve lo consiglio tra tutti, ma non facciamo McDonald's, che non farebbe nessuna non deturberebbe nulla, la grandissima Raggi, lo straordinario Fatto, che poi dicono sono quelli del no, sì, sono quelli del no, qualcuno oggi Travaglio diceva, ah, sono ritornati quelli che accusano quelli del no, oggi mi sembra che sia il Sole 24 Ore che ci ricorda come non solo Toninelli ha bloccato la Gronda a Genova, ma anche la Via della Ceramica, che da 5 mesi è in attesa delle sue cacchio di autorizzazioni, mentre sta lì a, non so, a farsi gli addominali, pensasse magari a firmare una firmetta, perché quel progetto esecutivo serve da morire all'industria italiana, che peraltro oggi certifica che sono 24 ore, certifica anche il giornale, come ha perso la sua regione più importante, trainante, la Lombardia, erano 6 anni che non vedeva una produzione industriale in negativo. Beh, il secondo trimestre del 2019 è in negativo. State attenti perché la produzione industriale della Lombardia è quello che traina questo paese, non le minchiate del reddito di cittadinanza e le follie che si inventano questi qua. Riforma della giustizia dovrebbe andare oggi in Consiglio dei Ministri, forse quando vedrete questa rassegna sarà già stata approvata, non lo so, ma il punto fondamentale è che il tempo di Bechis trova una cosa geniale, che sono riusciti a fare la riforma del CSM con prima un sorteggio e poi si votano i sorteggiati, pensate un po' voi il casino, ma soprattutto secondo il tempo ci sarebbero i membri del CSM passerebbero a 30, cioè una moltiplicazione delle poltrone, divisi come sempre Lega e Movimento 5 Stelle, la Lega dice e lamenta che la sua Buongiorno non sarebbe stata consultata. Divieto di spot, una volta che la GCOM ne fa una buona, e cioè dice ragazzi ma siete folli, oggi lo ricorda il Messaggero, l'Italia con questo divieto della pubblicità ai giochi, a differenza di quello che dice l'Avvenire oggi, com'è che dice la GCOM,
l'azzardo dell'AGCOM, che sarebbe l'agenzia che si occupa anche ovviamente degli spot pubblicitari, Di Maio nel suo decreto sicurezza, contentissimo, lui e Salvini, contro il gioco d'azzardo, contro le ludopatie. Peccato che senza sponsorizzazioni le squadre italiane di calcio saranno le uniche che non avranno le sponsorizzazioni del gaming. Lo avranno in tutta Europa, quindi noi vedremo nei nostri televisori quelle d'Europa che giocano con i nostri, forse probabilmente con le loro sponsorizzazioni, mentre le nostre perderanno decine di milioni perché non potranno essere sponsorizzate, che con la ludopatia c'entrano zero, come quelle minchiate per cui oggi la gente va a internet a fare le scommesse, ma non è possibile avere una slot a meno di 500 metri da un cimitero, come se la vedova inconsolabile poi vada a giocare, andasse a giocare alle slot machine. C'è una ipocrisia complessiva contro il gioco, che non è sempre d'azzardo, ma vuol dire qualche volta anche divertirsi. Non c'è nulla di male se io spendo 100 euro a Macao per andare alle macchinette, o le spendo a Macao qua vicino, qua sotto, siamo qua sotto in Macao, mentre ovviamente io ci sta, no? I catto comunisti questa cosa non la sopportano insieme a Di Maio. Poi dopo le squadre di calcio, l'indotto, la filiera produttiva, quella, tutti i posti di lavoro che ce ne sbattiamo le balle, poi li facciamo fare quelle infrastrutture che sta bloccando, come si chiama, Toninelli, a tutti questi gli diamo il reddito di cittadinanza. Infine ve la consiglio, molto interessante l'intervista di Mimun oggi sul Giornale, che dice una cosa, diciamo, politicamente scorretta, come tante delle cose che dice e pensa Mimun, quel maledetto ictus che, con cui sono ancora furibondo. Dice: se fossi stato uno di quelli, no, ah, me la son vista bene, potevo morire. No, dice Mimun, io con quell'ictus del giugno di 8 anni fa sono arrabbiatissimo, perché penso a tutte le cose che avrei potuto fare e non ho fatto. Mi sembra non un grido di dolore, ma un grido di onestà, che oggi in questa ipocrisia complessiva che c'è su tutto, mi sembra, come posso dire, salvifico, anche nella sua drammaticità. Ci vediamo domani con la zuppa. Ciao.